Formare cittadini digitali consapevoli, capaci di sfruttare le opportunità del web in sicurezza, è l'obiettivo dell'ottava giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi della rete che è stata celebrata all'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara. All'evento, promosso e organizzato dal Club Service Chivanis Italia San Marino, coordinato da Modesto Lanci, hanno partecipato gli studenti dell'alberghiero e 38 scuole italiane collegate online. Ad aprire il dibattito è stata Alessandra Di Pietro, dirigente scolastica dell'IPSAR De Cecco. Noi vogliamo creare una sorta di alleanza di rete della scuola con le istituzioni ma anche con le associazioni e vogliamo farlo per poter prevenire comportamenti a rischio, cyberbullismo ma anche di informazione, far conoscere le trappole della rete. È importante che i nostri ragazzi siano attrezzati per poter interagire quando si trovano di fronte a fake news o a pseudoscienze online. Poter avere l'opportunità di utilizzare la rete come strumento positivo, proprio per poter avere degli strumenti di difesa contro ogni rischio. Uno strumento importante che noi abbiamo adottato nel nostro istituto già da 2 anni è lo sportello antibullismo e anti-cyberbullismo, che è un punto di ascolto. Tra i relatori è anche Emanuela Carulli, commissario capo del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Pescara, che ha parlato di quanto ancora deve essere fatto in tema di cybersicurezza alla luce dell'ultimo attacco hacker che ha colpito anche i sistemi informatici italiani. Sul tema della cybersicurezza deve essere fatto ancora tantissimo. In tema di informatica, quello che è vero oggi, domani non è più vero. Quindi è necessario avere in prospettiva, sapere che bisogna sempre avere degli strumenti sempre aggiornati, perché i criminali informatici spesso stanno un passo più avanti rispetto alle strutture deputate alla salvaguardia dei nostri sistemi informatici. L'unica possibilità che abbiamo è quella di aggiornarci sempre e quella per le aziende e per le strutture in genere di utilizzare dei programmi a salvaguardia chiaramente dei server sempre aggiornati. Tra le tematiche affrontate nel dibattito anche la dipendenza da internet dei ragazzi, acuita dagli anni della pandemia. Secondo un recente rapporto di Telefono Azzurro, infatti, il 50% dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni passa dalle 2 alle 3 ore al giorno sui social o chattando, avvertendo l'esigenza di restare costantemente connessi. Un dato in crescita che racconta di un rapporto strettissimo tra adolescenti e social, dove le debolezze dei minori finiscono pericolosamente tra le insidie del web, come sottolineato da Maria Concetta Falivene, garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza. L'assurdo oggi in Italia è che non vi è una prevenzione sulle problematiche dei minori come alcol, droga, bullismo, cyberbullismo, però vi è un ingresso a determinati giochi che vanno a simulare anche atti di violenza, reati, omicidi o altro, liberamente da parte dei minori. Quindi il problema è di una comunicazione non preventiva e non di un subentro reale da parte delle istituzioni con una norma che vada a vietare tali comportamenti.